Si apre in Croazia lo scenario della seconda puntata della fiction Squadra Antimafia 6, andata in onda ieri sera in prima serata. In una località sconosciuta, alcuni uomini dell'esercito alla guida delle loro camionette vengono uccisi e Filippo De Silva ottiene così le armi da spedire a Catania. Ettore Ragni uccide due uomini che non hanno voluto collaborare con lui. In carcere viene fatto fuori, sotto gli occhi di Sandro Pietrangeli, un uomo che forniva informazioni contro Don Carmine Spinone. Gli uomini di Calcaterra scoprono che De Silva è vivo e dove risiede. L'assalto alla villa però non ottiene l'esito sperato perché le forze dell'ordine arrivano troppo tardi. Viene chiamata la scientifica per un sopralluogo. Nel frattempo si tiene l'udienza del processo contro Veronica Colombo, ma il quadro probatorio appare subito incerto e lacunoso. Divieto per il vice questore Lara di avvicinarsi alla sorella. Veronica Colombo si dà da fare per ottenere le concessioni per far aprire sale giochi ai Ragno e riciclare così il denaro. Goran Jovic fornisce le armi a De Silva, possibile collegamento dell'uomo con Don Vincenzo Spinone. Appare pertanto utile il coinvolgimento di Sandro Pietrangeli. Rosy Abate, rinchiusa in una clinica psichiatrica, è apparentemente lucida, ma sembra non ricordare nulla. Commovente l'incontro con Calcaterra. De Silva ordina a Veronica Colombo di consegnare una valigetta con 3 milioni di dollari per preparare un attentato come messaggio per allontanare gli sbirri dalle indagini su Crisalide. Sandro Pietrangeli, nel frattempo, cerca di ingraziarsi la fiducia di Don Carmine Spinone. Gli uomini dell'antimafia scoprono che un certo Marco Arcelli faceva un tempo coppia fissa con De Silva, ma fu ucciso probabilmente per opera dello stesso De Silva. Gli sbirri intercettano il luogo della consegna delle armi ai Ragno, ma quando arrivano sul luogo ne deriva una lunga sparatoria durante la quale muore Goran Jovic, noto trafficante di armi, e rimane ferito il figlio di Michela Ragno. Massimo Velosi mette la firma sulle concessioni dei centri scommessi. E Lara e Calcaterra si scoprono il legame che c'è tra l'uomo e Veronica Colombo. Vito e Francesca catturano l'uomo che ha portato via il tritolo con un furgone. Si scopre che la bomba probabilmente esploderà alle 16 alla facoltà di legge. Tutte le forze dell'ordine convergono sul posto. Marco Arcieri, ancora in vita, aiuta Calcaterra ad evitare la strage. Veronica Colombo uccide accidentalmente Nicola Ragno durante una colluttazione. De Silva l'aiuta a nascondere il corpo che verrà fatto ritrovare in uno dei tanti magazzini di Ragno. Veronica Colombo va a trovare Ettore Ragno, distrutto per la morte del fratello, e l'uomo confessa di essersi innamorato di lei. Le indagini su Crisalide vengono passate d'ufficio ai servizi segreti. De Silva, sotto le mentite spoglie del dottor Battaglia, va a trovare Rosy Abate nella clinica psichiatrica.